Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare questo piccolo fiore fatto, vedete, con un quadrato tipo una mattonella, vedete com'è bella. E come dicevo, questo qui lo possiamo realizzare anche come bordini delle nostre tende, perché chi lo fa con l'uncinetto piccolino, io ho utilizzato un uncinetto del 3. L'ho voluto perché per farvi vedere bene com'è il lavoro con un filato bello, non è sottile, vedete? Bene, cosa dire? Adesso passiamo alla nostra realizzazione di questo bellissimo fiore, mattonellina, come la vogliamo chiamare. Ok? Buon lavoro. Ok, facciamo adesso 6 catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Andiamo alla prima catenella iniziale, andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso una catenella, rientriamo nel foro e andiamo a fare una maglia bassa. Così. E già una. Rientriamo nel foro e andiamo a fare la seconda maglia bassa. Rientriamo nel foro, andiamo a fare la terza maglia bassa, rientriamo nel foro, andiamo a fare la quarta maglia bassa. Facciamo totale così 12 maglie basse. Adesso andiamo alla prima catenella iniziale, vedete qui, e andiamo a fare una maglia bassissima. Abbiamo fatto 12 maglie basse, ok? Adesso iniziamo sempre dove ho fatto, intanto facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientriamo dove abbiamo fatto le 3 catenelle, rientriamo, andiamo a fare una maglia bassa, un mezza magliata, perché dobbiamo fare 3 magliette chiuse insieme. Adesso ho fatto una mezza magliata, rientriamo sempre dove ho fatto la mezza magliata e andiamo a fare un'altra mezza magliata. Adesso andiamo a chiudere da tutti e 3 i punti. Così. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Prendiamo il filo, andiamo nella maglia bassa successiva e andiamo a fare di nuovo anche qui 3 magliette chiuse insieme, una mezzo maglietta, rientriamo, andiamo a fare un'altra mezza maglietta, rientriamo, andiamo a fare un'altra mezza maglietta e totale sono, vedete, 4 punti. Andiamo a chiudere tutti e 4 punti. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo nella maglia bassa successiva e andiamo a fare di nuovo le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3. Vedete? Adesso vado a chiudere da tutti e 4 i punti. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo vado nella maglia bassa successiva e vado a fare di nuovo le 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3. Vedete? Adesso vado a chiudere tutti e 4 punti. Vedete? Praticamente dovete fare ogni maglietta sottostante, ogni maglia bassa sottostante, 3 magliette chiuse insieme. Totale devono venire 12 magliette chiuse insieme con 5 catenelle di separazione. Vedete com'è venuto bello? Adesso andiamo, ho fatto le 5 catenelle, vado qui dove ci sono, vedete, le magliette chiuse insieme, entro e vado a fare una maglia bassa. Adesso una catenella, rientro e vado a fare un'altra, scusate, prima ho fatto una maglia bassissima, adesso ho fatto una catenella e una maglia bassa, ok? Questo è il nostro inizio. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel foro, entriamo. Saltiamo la prima maglia, vedete? La seconda, entriamo, andiamo a fare 3 magliette chiuse insieme di nuovo, 2, rientro 3. Così. Vedete? Ok? Poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado qui di nuovo nella catenella, rientro nell'altra catenella sottostante, rientro e vado a fare altre 3 magliette chiuse insieme, 2, rientro 3, sempre nella catenella, vedete? Ok, così, vedete come viene? Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo andate nel foro nella prima catenella qui e andate a fare 3 magliette chiuse insieme, 1,
e 3. Adesso chiudete da tutti e quattro i punti. Vedete? Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendete il filo, andate nella catenella successiva, entrate e andate a fare di nuovo le 3 magliette chiuse insieme. 1, rientro 2, rientro 3. 1, 2, 3, 4, 5. Anzi, no, perdonatemi, scusatemi, vedi, anch'io posso sbagliarmi. Aspettate un attimo. Vedi? Vedete che non solo voi sbagliate. Allora, abbiamo fatto una maglia bassa, poi 5 catenelle. Nel foro abbiamo fatto nella prima catenella 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle nella catenella sottostante abbiamo fatto 3 magliette chiuse insieme. Adesso 5 catenelle, andiamo nel foro e facciamo una maglia bassa. Ok, poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nel foro qui, vedete? Andiamo a fare un'altra maglia bassa, così 1, 2 fuori, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, andiamo adesso qui, dobbiamo fare le 3 magliette chiuse insieme, entro nella maglia catenella e faccio 3 magliette chiuse insieme, 1, rientro 2, rientro 3 e chiudo da tutti e quattro i punti. Ok, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella catenella successiva e vado a fare di nuovo le 3 magliette chiuse insieme. 1, rientro 2, rientro 3, chiudo da tutti e quattro i punti. 1, 2, 3, 4, 5, vado nel foro successivo una maglia bassa, di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, vado nel foro successivo una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, di nuovo adesso qui rifate di nuovo quello che abbiamo fatto, la prima catenella 2 magliette chiuse, 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, e nell'altra catenella successiva fate di nuovo le 3 magliette chiuse insieme, 5 catenelle, una maglia bassa nel foro, 5 catenelle, una maglia bassa nel foro, così per tutto il giro. Ok, finisco, vedete, con 1, 2, terzo foro, e adesso vado qui dove c'è 1, 2, 3 qui e vado a fare una maglia bassissima, vedete? Anche qui è fatto. No, scusate, perdonate, ho saltato la maglia bassa, ecco, non vedevo la cosa giusta. Vado nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima, ero nell'ultimo giro, vedete? Adesso taglio il filo e vi faccio vedere. Ok, anche questo bellissimo fiore, vedete, l'abbiamo realizzato, piccolino, lo possiamo fare anche quando vogliamo fare le nostre maglie in tondo o fare dei vestitini, cioè lo possiamo utilizzare in tanti modi, vedete com'è bello? Bene, cosa dire, grazie anche per questo piccolo video, spero che vi piaccia, al prossimo tutorial, ciao ciao!